Il capitano della Negrini, la bollente GT, è una nuova avventura dopo una lunghissima carriera in un mix in cui c'è esperienza, ma c'è anche molta gioventù, anche ragazzi che sono alla prima volta in A3. Che cosa c'è da aspettarsi di questa Negrini, la bollente Apri, che è considerata una delle favorite? Ma sulla carta sì, poi insomma dobbiamo essere bravi. Dobbiamo essere bravi a dimostrarlo, insomma, la società credo che abbia costruito una squadra competitiva e adesso insomma adesso tocca a noi allenarci in un certo modo. Come hai detto, siamo una squadra con un mix di giocatori abbastanza esperti, con tantissimi giovani, e questa è una cosa molto, molto bella, perché comunque anche questi giovani qua sono molto promettenti, sono giovani che se lavorano con la testa giusta possono fare un bellissimo percorso nel mondo della pallavolo, e noi diciamo vecchietti cercheremo di, insomma, di indirizzarli in questo percorso. Ecco, che girone è? Ci sono alcune novità, alcune squadre che già Acqui ha affrontato l'anno scorso, altre squadre che invece sono nuove e che ti portano a viaggiare anche, insomma, ha già una dimensione molto più nazionale questo girone. Sarà un girone complicato perché poi non è lungo, quindi bisogna iniziare subito al massimo, bisogna arrivare pronti subito alla prima partita, perché ogni sconfitta può essere un peso portarsela dietro, quindi è un campionato competitivo, sono squadre sicuramente di ottimo valore, ma noi credo che in questa fase, soprattutto anche all'inizio, dobbiamo concentrarci più che altro sulla nostra parte di campo, perché siamo una squadra che secondo me adesso siamo un po' tutti nuovi, quindi ci vorrà un pochettino di tempo per ingranare, diciamo, alcuni meccanismi, ma già qualcosa si sta vedendo di buono, e dobbiamo pensare al nostro campo, perché credo che se facciamo il gioco che vogliamo fare possiamo essere piuttosto scomodi.